Si è inaugurata sabato 17 giugno la canonica di Mortizzuolo a seguito del sisma del 2012. A Gabriele Baciglieri, ingegnere che ha seguito la progettazione e la direzione dei lavori strutturali della canonica, insieme ad altri tecnici come l'architetto Gaddoni che ha seguito la parte architettonica, chiediamo quali sono stati gli interventi per restituire questo edificio alla comunità. Abbiamo svolto principalmente degli interventi di miglioramento sismico. La parte più danneggiata, come molti parrocchiani avranno visto nel maggio del 2012, è il prospetto principale, dove la parete si era ribaltata, dove rischiava di ribaltarsi, aveva un notevole spanciamento. Questo perché internamente c'è un doppio volume, dove c'è l'androne delle scale. In pratica, cos'è un doppio volume? Non c'è un solaio orizzontale che va a fungere da ritegno orizzontale. Per di più, non c'era questo ritegno neanche nel solaio del sottotetto, dove abbiamo una volta in legno che è semplicemente appoggiata sulle murature perimetrali. In più abbiamo le due pareti verticali, quelle che separano l'androne delle scale dai locali laterali, che si sono danneggiate anche perché erano presenti delle vecchie tamponature, cioè delle vecchie porte che sono state tamponate ma non con muratura morsata, quindi a livello strutturale, a livello sismico, come se ci fosse ancora un vuoto, e quindi non hanno funzionato da ritegno anche quelle. Quindi per quello che la parte che si è danneggiata maggiormente era quella facciata. E cosa abbiamo fatto? Proprio da questa analisi del danno noi siamo andati a progettare gli interventi di miglioramento sismico. Come prima cosa siamo andati a inserire delle catene metalliche, cioè sono dei tiranti che tengono ferma la parete portante esterna ancorandosi su quelle interne. Poi siamo andati a fare un getto con una soletta collaborante nel solaio del sottotetto, perché nel solaio del sottotetto in pratica c'è questo solaio ligneo con delle tavelle in laterizio, che però era svincolato dalle murature laterali. Noi ci abbiamo messo una soletta in cemento, ancorata con dei connettori alle travi sottostanti, ma anche con delle barre metalliche alla muratura portante perimetrale. Quindi in pratica abbiamo unito l'orizzontamento, il solaio orizzontale del sottotetto, con le murature laterali. In più siamo andati a intervenire anche nel solaio di copertura, che ce n'era bisogno. Lì cosa abbiamo fatto? Siamo andati a togliere tutto il manto di copertura e abbiamo irrigidito quel solaio. Anzi, prima siamo andati a sostituire gli elementi ammalorati, l'orditura primaria e secondaria, che ce n'erano abbastanza, e li abbiamo collegati l'orditura, i travetti, gli arcarecci piccolini con le travi principali, li abbiamo collegati con delle viti che prima erano scollegate uno con l'altro, e poi siamo andati a irrigidire nel piano il solaio di copertura con dei nastri forati in acciaio. In più, cosa abbiamo fatto? Abbiamo eseguito anche una cordolatura perimetrale in acciaio. In pratica è come avere delle pareti, spiegandolo molto, molto semplicemente, abbiamo delle pareti verticali che a livello del solaio di interpiano, abbiamo detto che abbiamo collegato con questa soletta in cemento, superiormente continuano ad essere svincolate. Quindi in pratica è come se avessimo messo un elastico che teneva chiuso, formava una scatola chiusa con tutte queste pareti. Quindi in questo modo la canonica si comporta come una scatola chiusa molto meglio rispetto a prima. Dal punto di vista pittorico, è stato fatto qualche intervento? Sono stati ripristinati tutti quanti i dipinti. Qui ci ha aiutato molto l'impresa Esedra Restauri, che si è preso cura di tutti gli affreschi, ha ripristinato gli affreschi, perché è stato anche difficile perché su alcuni degli affreschi erano presenti proprio delle crepe, delle lesioni. Quindi per evitare che andasse perso l'affresco, sono state utilizzate le tecniche particolari che andassero a mantenere il dipinto originale, e nonostante ciò riuscissero anche a ripristinare la continuità della muratura. Quindi è stato un intervento abbastanza complesso che ha permesso di sistemare il muro sotto il dipinto mantenendo il dipinto.